solo non uccidermi, ok? È meglio che cominci a parlare. Penso si tratti di una sorta di società segreta o qualcosa del genere. Mi hanno dato una busta gonfia dei contanti, ma erano tutti strani e fuori di testa. Tipo quello al comando, che c'era, non c'era, c'era, non c'era. Come un cazzo di vampiro con la gamba zoppa. Quei tizi sono un po'... Ehi, che cazzo stai facendo? Jackie! Brutto stronzo del cazzo! Che cazzo hai fatto? Lui mi serviva! Mi servivano le sue risposte! Lui non era niente. Una volta che la tenebra ti afferra, cominci a perdere il controllo. Cominci a chiederti che cazzo stai facendo. Il tempo ti sfugge di mano. E poi, di colpo, è come fossi al cinema, a guardare il film della tua vita. E sullo schermo ci sei tu, enorme come la vita. Sei una cazzo di star del cinema e sei lì che uccidi tutti i cattivi, facendoli a pezzi uno per volta. E ti senti bene. Sei fantastico. Cazzo, vai alla grande. Poi alla fine capisci che tutti gli spettatori stanno urlando. Stanno vedendo un film dell'orrore. Tu non sei l'eroe. Sei il mostro. Eddie e Frank sono già andati a dare un'occhiata al Brimstone. E i nuovi ragazzi hanno trovato il tuo amico, Johnny Powell. Già, non ha gradito molto l'invito. L'abbiamo sistemato nel retro, così poteva cagarsi addosso per un po'. Seguimi. Bene. Se vuoi sapere come la penso, questo tipo è fuori di testa, Jackie. Non vive vicino al ponte di Queensboro. Ci vive sotto, in una scatola di cartone. Dai, coraggio, è qui sul retro. Ehi, boss, come stanno moglie e figli? È di buon umore. Ecco qua. Divertiti. Diciamo che vivi in una grande casa e un sacco di libri, cioè un matto del cazzo potrebbe vivere al Polo Nord e avere una falciatrice, ma... Johnny Powell, hai un aspetto orrendo. L'esperto dovevi essere tu. Ti ho dato un sacco di soldi perché mi aiutassi a risolvere la situazione. Com'è che mi hai ripagato sparendo nella notte? Jackie, ho fatto tutto quello che potevo per aiutarti a controllare la tenebra. Ma starti vicino cominciava a diventare un problema. Cazzo! La tenebra è allettante. Quando ti ero accanto la sentivo sussurrare. Stava cominciando a cambiarmi. Vuoi ammazzarmi? È di questo che stiamo parlando? L'ho fatta uscire, Johnny. E ora non so se posso controllarla. Hai lasciato uscire la tenebra? Cristo, Jackie. Quella cosa è come un lento suicidio. Allora aiutami a riprenderne il controllo. Non si può controllare la tenebra, Jackie. Puoi solo accucciarti tremando e pregare che se ne vada. Più a lungo resta attiva, più cerca di confonderti. Ti intrappola, ti fa vedere delle cose che le altre persone non possono vedere. Ho bisogno di te, perciò sei di nuovo sul libro paga finché lo dico io. Un branco di cazzoni ha appena cercato di farmi saltare il banco. Chiunque abbia mandato quella busta è collegato in qualche modo alla tenebra. Devi scoprire chi è e che cosa sa della tenebra. Ok, ok, farò quello che posso. Ma sarà molto più facile se dici a uno dei tuoi gorilla di slegarmi. Per favore. Puoi slegarlo adesso, ma non esce da questa stanza, ok? Si è proprio lasciato andare quello. Una volta era un tipo a posto. Adesso sembra che il gatto l'abbia appena vomitato. Ehi, Frank e Eddie sono tornati dal club. Ti stanno aspettando con Jimmy nel tuo ufficio. Ok, grazie, Vin. Non ascoltare la voce nella tua testa, Jackie. Devi temere la tenebra come il diavolo. Come te la passi, Jackie? Sto bene, zia Sara. E tu? Ho l'artrite e le ginocchia a pezzi. Ogni giorno in più è un regalo. Come pensi che stia? Sei proprio un bel tipo, lo sai? E tu invece hai un aspetto orribile, lo sai? Ti faccio un piatto di quegli ziti che ti piacciono tanto. Lasciami un paio d'ore e ti rimetto in sesto con un bel pasto fatto in casa. È la migliore. Ci puoi scommettere. Jackie, questa la devi sentire.
quel verme di Swifty aveva ragione. I bastardi che ci hanno attaccato si nascondono al Brimstone. Cosa avete scoperto, voi altri geni del cazzo? È stato Eddie a sentirlo, io ero impegnato a fare qualcosa. Stava tirando coca dal fondoschiena di una battona. Roba dura il multitasking. Mentre questi due idioti si stavano facendo lucidare l'uccello, una delle puttane ha cominciato a parlare dei nuovi proprietari. Questa ragazza, Camille, ha detto che il locale è stato rilevato il mese scorso. I nuovi padroni si sono installati al piano superiore. Già, ma non è ancora finita. Camille dice che ha visto andare venire un tizio strano con una gamba zoppa. E dice che sembrava Nosferatu dopo essersi fatto di crack. E chi cazzo è Nosferatu? Tua nonna. Non ho idea se questo matto e i suoi gorilla sono ancora lì. Ma vale la pena di controllare. Va bene, basta con le chiacchiere. Vado là. Come vuoi, Jackie. Vinny conosce un paio di ragazzi che potrebbero farti entrare di nascosto. Ehi, hey Jackie, hai conciato per le feste quella sala da biliardo? Che succede? Ciao, capo. Così hai levato di mezzo quello stronzo di Swifty. È stato un gran bel vedere, lasciatelo dire. Uno di questi giorni mi troverò una modella taglie forti. Comprerò un fast food e mi sistemerò definitivamente. Poi le comprerò un sacco di lingerie da usare in cucina. Voi comari chiacchierone, avete qualcosa da dirmi in faccia? No, capo, aspettiamo i tuoi ordini. Siamo qui per aiutarti, Jackie. Come pensavo. Questo sì che è strano. Chiudi la bocca, ok? Ehi là, Jackie! Avessi $1,000 per ogni stronzo del cazzo che mi ha dato del matto, sarebbero sempre pochi per coprire le spese del loro funerale. Cosa? Ciao, Jackie. Ricorda, i professionisti non lasciano tracce. Non farmi trovare un lago di sangue sul pavimento. Le cose importanti nella vita sono due: una buona pistola e un ottimo lavatore a secco. Mia mamma lavorava al macello. Era una vera maga, con la sega per le ossa. Ho sempre voluto essere come mio babbo, finché qualcuno non l'ha buttato giù dal 10° piano. Nella vita bisogna avere uno scopo. Il mio è lasciarmi dietro un mondo più buono. Ti è mai capitato di guardarti allo specchio la sera e trovare un orecchio umano appiccicato al colletto? Vedi, la morte è prevedibile, l'amore è complicato. Per questo non mi sono mai sposato. Per questo è il fatto che faccio a pezzi i cadaveri. Il soprannome me l'hanno dato al liceo, quando ho cannato di brutto il test di matematica. Poi è rimasto. Ho raccolto quello che restava dei ragazzi di Swifty. Mi hai tenuto impegnato con quell'affare alla sala da biliardo. Hai fatto una buona cosa per la famiglia, Jackie. Ricorda, i professionisti non lasciano tracce. Non farmi trovare un lago di sangue. Così non va bene. Non va affatto bene. Jackie. Vai a parlare con le puttane, Jackie. Ehi, che ne diresti di andare al Brimstone Club a investigare? È meglio andare a vedere cosa c'è al Brimstone Club, capo? Ehi, Jackie, Jimmy mi ha detto del Brimstone Club. Quel posto è un vero cesso. Hai contatti nel locale? Beh, sai che io non andrei mai in un immondezzaio come quello, ma un mio amico ci va qualche volta quando gli altri locali sono chiusi, di notte. C'è una ragazza, Venus,
Potrebbe farti entrare di nascosto. Là sono molto attenti con i controlli, non ammettono armi, ma noi passeremo a Venus una pistola con silenziatore prima del tuo arrivo. Sai come fare. Usa la tua cosa e falli cagare sotto. Perfetto. Ok. Cerchiamo le risposte. Portami in questo buco, Vinny. Pensavo non me lo chiedessi. Andiamo. Jackie, aspetta. Qual è il problema? Questa busta, dove hai detto che l'hai trovata? Sul cadavere di uno pagato per uccidermi. Oh merda! Qual è il problema? Niente. Posso essere allora perché sarebbe veramente nella merda. Devo svolgere ancora qualche ricerca. Buona fortuna con i tuoi massacri. Mentre sei via, io e i ragazzi lo porteremo allo zoo. Agli idioti piace lo zoo. Andiamo, Vin. Ottimo, Jack. Ti va se strizziamo qualche capezzolo e vediamo che succede, eh? Mi ricordo una volta, d'estate, faceva un caldo cane. Jenny e io eravamo sulla veranda con un paio di gelati. E arriva questo ragazzino del cazzo. Presente? Stronzo fino al midollo. Mi dà uno spintone e si siede tra noi due. Jenny gli dà un'occhiata e gli sbatte il cono sulla pancia. Lui la spinge. Così ho fatto quel che dovevo. Ho spianato quella merdina. Ha dovuto mangiare con la cannuccia per qualche mese. Jenny non mi ha parlato per una settimana. Non credo, grande capo. Te ne ricorderesti. Devo perquisirti, amico. Bravo, così. Braccia lungo i fianchi. Questo è un locale per bene. Non vogliamo problemi. Sei armato, campione? Chi? Io? Per poi rovinare la festa? Sì, è pulito. Entra pure. Passa una buona serata. Apri questa porta, amico. Posso soddisfare ogni tuo sogno. Quello che ti serve è finire il turno per una volta senza addormentarti. Ehi, ciao, bello. Ciao. Ehi, vedi? Stai cercando compagnia? Tu devi essere Venus. Io sono Jackie, l'amico di Vinny. E gli amici di Vinny sono amici miei. Perché non vieni su in camera mia? Penso di poterti offrire un trattamento speciale tutto per te. Seguimi, bello. Sì. In questi ascensori non ci sono telecamere, ma non abbiamo molto tempo. La pistola di Vinny è in camera mia. Se i nuovi padroni la trovano, mi ammazzano. Non è gente che scherza. Sono dei fottuti pazzi malvagi. Sono fuori di testa. Promettimi che se qualcosa va storto non dirai una parola su di me. Perciò vai subito al terzo piano. Mi stai ascoltando? Sì, ho capito. Vieni, da questa parte.